Dicevo che vi avrei parlato di Luigi Meneghello proprio perché il titolo di questa puntata, Libera Nossa Malo, ci ricorda anche un suo grande successo letterario, forse il libro più famoso che l'ha fatto conoscere, nel 1963, pubblicato in quell'anno, e che si chiama appunto Libera Nossa Malo, che è un gioco di parole perché, diciamo, le ultime parole del Padre Nostro in latino sono, come dire, giocate sul fatto che Malo sia il paese in provincia di Vicenza dove lui è cresciuto, nato e cresciuto, e che racconta molto bene in questo libro con una serie di frammenti, di suggestioni, insomma, che ci fanno capire e comprendere com'era quel mondo, che è un po' anche il nostro mondo, il mondo veneto. E da questo libro, Libera Nossa Malo, io adesso vorrei raccontarvi qualcosa di un personaggio dipinto benissimo da Meneghello, che è il Cicana, grande raccontatore di film, ma soprattutto un bestemmiatore creativo. Cicana era un grande raccontatore di film, anche quelli in 3, in 4 episodi. Li faceva durare molto più dell'originale e aveva un senso vivo delle inquadrature e dei valori tattili e visivi. Sapevamo tutto sul ladro di Bagdà, Maciste e il segno di Zoro. Il dialogo delle didascalie tradotto in dialetto si ravvivava. Le bestemmie fioccavano, perché Cicana sapeva un numero infinito di bestemmie, altre ne inventava. Una volta scommise di dirne 350, tutte diverse una dietro l'altra, e vinse senza impegnarsi a fondo. Lo ascoltavamo incantati, era come una lauda pervasa da un vivo sentimento della natura e da un attento spirito di osservazione. Era di pomeriggio ed eravamo nell'angolo d'ombra dell'ultima casa verso il ponte del castello. La stramba litania delle bestemmie del Cicana ci faceva sfilare davanti agli occhi animali esotici e piccoli mammiferi nostrani, uccelli, pesci e rettili, la fauna dei letamai intenta ai suoi traffici e la gaia flora dei marciapiedi, i grandi sputi gialli dei tabacconi, scarlati dei tisici, le bestie selvatiche e domestiche, quelle innocue e quelle feroci, i pachidermi e le piccole polde, e fino i microbi e i bacilli che si stenta a vedere a occhio nudo. Le bestie dell'aria, le bestie del giorno e della notte, quelle delle acque limpide e dei gorghi scuri. Alle 100 bestemmie, Cicana lasciò il regno animale e passò alle piante, alle erbe, ai licheni, alle muffe. Sulle 200 entrò nel mondo bruto della materia inanimata. Alle 300 cominciò a toccare la sfera delle arti e dei mestieri, le strutture della società, il gioco delle passioni umane. E terminò col microcosmo dell'uomo, dei suoi visceri attraenti insieme e repulsivi, delle sue mirabili funzioni biologiche. E compiuto il numero delle bestemmie patuite, l'oba teneva il conto, ne aggiunse alcune altre in supplemento, sciogliendo un inno all'amore che chiamava però in un altro modo. Oramai faceva accademia e fu fermato alle 371. Concluse con una bestemmia breve e solenne, raddoppiando il nome di Dio. Pare di me ti se non conviene. Saltar sola un batel e a starsi andar.
Zoo qua corrente, zoo senza far niente, zoo fin dove che te sbrassa il mare.